Desidero ribadire ancora una volta, con forza, la solidarietà totale e incondizionata alla Francia. Ieri, come il Presidente Schulz ha appena ricordato, abbiamo dato l'addio a Venezia a Valeria Solesin, una ragazza italiana, una ragazza europea, la cui giovane vita è stata stroncata con efferatezza insieme a quella di altre 129 persone. La libera circolazione delle persone, messa, come ho ricordato, sotto pressione sia dal fenomeno migratorio sia dalla minaccia del terrorismo, ha come suo logico corollario il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi membri. Un più di responsabilità, un più di iniziativa, un di più di coesione. Soltanto così potremo vincere le sfide arroganti che il terrorismo porta sin dentro le nostre casse. L'Unione Europea rappresenta nel contesto internazionale e nell'immaginario collettivo un punto di riferimento per ogni persona, popolo o Stato che basi la sua esistenza sulla pace tra le nazioni, sulla libertà e sul rispetto dei diritti dei cittadini.